Buongiorno da Laura Dominici e benvenuti a una nuova edizione del Fatto. Oggi il tema è quello del dossier all'Italia, il dossier di vendita. Mentre Air France era alle prese con la preparazione di una conferenza stampa che aveva per oggetto la presentazione dell'offerta low cost, in Italia le penne dei giornalisti erano impegnate sulle ultime indiscrezioni di mercato in vista della scadenza del low cap per la vendita di Alitalia. Ipotesi diverse si fanno strada, è quella riguardante la salita di Air France, primo azionista nel capitale di AZ, è stata già smentita dalla stessa compagnia. Questa opzione svelava il progetto affidato alla banca d'affari Lazard di rilevare le quote della cordata italiana con un'offerta del 20% superiore a quanto versato nel 2008. Un'altra opzione sarebbe di matrice italiana, aggregare le quote degli azionisti italiani di Alitalia per consolidare l'italianità della compagnia nei confronti del primo azionista Air France, ipotesi caldeggiata dall'ex premier Berlusconi che non si rassegna all'idea di perdere il vettore di bandiera. In realtà entrambe le ipotesi faticano a farsi strada per una medesima ragione: la scarsa volontà di ricapitalizzare una compagnia aerea con denaro contante in una fase di mercato così delicata. Da un lato in Italia il traffico aereo è in contrazione, dall'altro Air France deve fronteggiare con i sindacati il delicato dossier licenziamenti. È tutto per oggi, grazie per averci seguito, vi do appuntamento a una prossima edizione del Fatto.